Oltre Povoghera, parte la campagna abbonamenti per la stagione calcistica 2016-2017 e se fai l'abbonamento partecipi all'estrazione di un viaggio di 5 giorni per 2 persone. Per informazioni contatta ora il numero 0383 366215 o scrivi a oltrepovogheramarketing@gmail.com. Buon martedì a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi 3 persone fermate in maniera casuale per via di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. La giunta della regione Lazio ha escluso l'obiezione di coscienza dai consultori pubblici, contrastando i ricorsi del Movimento per la Vita e dell'Associazione dei Medici Cattolici. Questi ultimi infatti sostenevano che il ruolo dei consultori non fosse preparare l'interruzione di gravidanza, ma fare il possibile per evitarla. La Regione Lazio invece ha deciso che il ginecologo obiettore non può sottrarsi al dovere di prescrivere pillole del giorno dopo o tutti i certificati necessari per abortire e chiede a tutti i presidenti di regione di seguire il suo esempio affinché la legge sull'aborto sia applicata correttamente. Lei è d'accordo con la decisione presa dalla Regione Lazio? Direi di sì, concordo. Cosa ne pensa invece di quanto è stato detto dagli obiettori di coscienza, cioè che il ruolo dei consultori sia più che altro quello di fare il possibile per evitare l'interruzione di gravidanza? Non sono d'accordo su questa cosa qua. La gravidanza deve essere fatta, punto. No, non sono d'accordo. Come mai? Perché sono contrario agli obiettori di coscienza. Tutti dovrebbe essere un dovere a intervenire a chi non vuole avere figli, insomma. Quindi un dovere per i ginecologi di fare il possibile per... Sì. I tribunali devono stare un po' a quello che dice la popolazione. Se là c'è necessità di queste strutture, di queste cure, devono darle. Se no il popolo presto tardi ne è abbastanza. Se lo prende e si dice vieni via tu sindaco, vieni via tu presidente della regione, ecco, o sindaco, perché io sono apolitico, quindi di conseguenza non so cosa risponderti in questo caso, perché prima di tutto bisogna vedere se tutto sta alla gente, è un bisogno che c'ha la gente questo. Sì, praticamente si discute sul fatto che i ginecologi, sì, il loro dovere, cioè, sarebbe quello di prescrivere la pillola del giorno dopo e di dare comunque tutti i documenti, tutte le certificazioni a chi vuole abortire. Giusto, è giusto, perché non sta al dottore, non sta al presidente dell'ACI, ma sta alla persona di cui porta a termine la gravidanza dire sì o no. A vedere se è una gravidanza giusta, se è una gravidanza sbagliata, perché può essere anche una violenza, capito? E cosa ne pensa di quanto è detto dagli obiettori di coscienza, cioè che il ruolo dei consultori sia quello di fare il possibile per evitare l'interruzione di gravidanza? Penso che gli obiettori di coscienza fanno tutto per il loro interesse, non esiste l'obiettore di coscienza, ci sono solo interessi di soldi. Stop. Lei è favorevole all'aborto invece? Sono favorevole, però io condivido più la nascita che non l'aborto. Per quanto riguarda la questione degli anticoncezionali invece, la Regione Lazio ha stabilito il diritto della donna ad autodeterminarsi e quindi non possono essere considerati aborto nemmeno quelle pillole chiamate pillole del giorno dopo. Lei su questo cosa ne pensa? Sulle pillole è una cosa utile, perché se uno non vuole avere dei figli giustamente prende le pillole. Se invece è favorevole, accetto entrambe le due decisioni, ecco.